Si è conclusa da poco la missione Artemis 1, parte del programma della NASA che prevede di riportare l'uomo sulla Luna, costruire una base permanente lunare e una stazione spaziale orbitante, da cui lanciare l'uomo verso destinazioni più lontane. Ma perché è così importante andare nello spazio? Le missioni a bordo della Stazione Spaziale Internazionale ci hanno insegnato che viaggiare nello spazio causa importanti cambiamenti nel corpo umano, in particolare su ossa, muscoli e cuore, causando una diminuzione della densità ossea e la perdita di massa muscolare e cardiaca. Ma non solo. Il volo spaziale ha anche effetti sul metabolismo, sul sistema immunitario, sulla vista e sulle capacità cognitive. Questi cambiamenti possono non solo mettere a rischio la salute degli astronauti, ma anche ridurre le loro prestazioni, compromettendo il successo della missione. È importante sottolineare che questi cambiamenti non sono solo prerogative del volo spaziale, ma spesso sono presenti anche nei pazienti ospedalizzati e negli anziani, che si trovano a vivere in condizioni di immobilità. Uno stato che ricorda da vicino la vita in microgravità degli astronauti. Se vogliamo viaggiare sempre più a lungo nello spazio, dobbiamo individuare nuovi metodi e tecnologie per contrastare o ridurre al minimo questi effetti. Anche le ricadute per la vita sulla Terra saranno significative. E qui entra in aiuto non solo le conoscenze acquisite grazie agli astronauti, ma anche l'utilizzo di particolari esperimenti per simulare a Terra alcuni effetti del volo spaziale. Basti pensare al bed rest, cioè un modello di allettamento per simulare gli effetti dell'assenza di gravità sull'organismo. La gravità artificiale, che rappresenta un possibile mezzo per prevenire gli effetti negativi dell'assenza di gravità sul corpo umano. La dry immersion, un modello di sospensione in vasche d'acqua per ricreare gli effetti dell'assenza di peso sull'organismo, e la stazione Concorde in Antartide, utilizzata per studiare la risposta fisiologica a prolungate condizioni di stress psicofisico, isolamento e condizioni ambientali estreme, che rispecchiano quelle di una missione spaziale di lunga durata. Grazie a queste ricerche vengono sviluppati e testati sempre nuovi dispositivi per l'allenamento, per la telemedicina e il monitoraggio di parametri fisiologici e vitali, per la robotica e per la progettazione di protesi di arti da utilizzare sulla Terra.